ci sentiamo accolti, ci sentiamo protetti, ci sentiamo per quanto possibile più sereni, perché sentiamo la vicinanza di tutta la popolazione, dell'azienda, dell'ordine degli infermieri, e siamo, ovvio che siamo un pochino sotto pressione, ma diciamo che per ora ce la facciamo e ci stiamo adeguando alla situazione, lavoriamo come sempre abbiamo lavorato e come sempre continueremo a lavorare. Nel difficilissimo equilibrio tra andare al lavoro per garantire un servizio così fondamentale per la popolazione, portare a casa uno stipendio di certo non adeguato a quello che fanno e rischiare di ammalarsi, gli infermieri dell'ospedale San Donato di Arezzo e tutto il personale che lavora all'interno del nosocomio sceglie di stare in prima linea. Le cronache nazionali ci raccontano purtroppo che questa non è una scelta da considerarsi scontata. E allora oggi più che mai l'azienda sanitaria, il sindacato degli infermieri, la popolazione tutta dimostrano la loro vicinanza e la loro determinazione nel cercare di proteggere chi oggi lavora per la salute di tutti noi in questo momento di pandemia da Covid-19. Un'altra donazione, grazie alla collaborazione tra l'Ordine delle Professioni Infermieristiche e il Calcit di Arezzo, è stata appena consegnata all'ospedale di Arezzo. Grazie alla collaborazione con il Calcit, che ringrazio il presidente Giancarlo Sassoli, siamo riusciti insieme all'Ordine dei Professionali Infermieri a consegnare 200 mascherine FFP3 necessarie per i reparti di maggiore setting di maggiore emergenza in questa battaglia contro il Covid. Volevo ringraziare tutti i privati, i cittadini, tutte le imprese, tutti gli imprenditori che hanno donato attraverso la campagna di comunicazione che abbiamo mandato, quindi lanciato la dona alla mascherina. Siamo riusciti a raccogliere diversi fondi per poterne acquistare in quantità necessarie per poter dare un aiuto anche all'azienda. Ci tengo a ringraziare anche una anziana collega, che così si è definita qui del San Donato, perché è la più anziana qui del San Donato, che ha contribuito a fare una raccolta abbastanza sostanziosa e ha provveduto subito a dare questo contributo al Calcit per poter acquistare mascherine e materiale. Devo dire la ferramenta di Via Fiorentina, altre aziende come l'Union Bio è riuscita a darci disinfettanti, mascherine, occhiali protettivi, guanti necessari in questo momento per dare un sospiro di sollievo. Sì, onestamente il Calcit è sempre in prima linea, però dietro è supportato da tante aziende, da tanti cittadini che in questa occasione ringrazio per essere solidari in questo momento, che non mi aspettavo ancora che confermassero che hanno molta fiducia al Calcit. Di nuovo ringrazio tutti, oggi abbiamo delle vere mascherine proprio che è oro per gli operatori sanitari. Sì, una manifestazione di solidarietà che va peraltro nella indicazione dell'azienda e della direzione aziendale di proteggere il più possibile i lavoratori impegnati in questa difficile lotta. Ecco l'aiuto che arriva da fuori, i disegni dei bambini, gli striscioni. Tutto questo come viene? Qual è la risposta che arriva dall'interno? Fa molto molto piacere, perché vedere che le persone pensano a noi anche se non ci conoscano, anche se non ci vedono, fa veramente molto piacere da un punto di vista psicologico, ci aiuta, è un grande aiuto in questo momento per noi. Qual è il pensiero quando arriva a casa e quando deve ripartire per il prossimo turno? Ma sinceramente, anche perché la mia posizione me lo impone, quando arrivo a casa il pensiero è il lavoro. E me come tanti altri colleghi, anche quando siamo a casa con la famiglia, una parte c'è la paura di portare il virus a casa, e grazie a questi dispositivi questo siamo abbastanza sicuri, però la testa è sempre qua per adesso, perché vogliamo garantire appropriatezza e sicurezza a tutti i nostri assistiti.